Dunque, questa sera andiamo di fretta e ci facciamo uno spaghetto alla carrettiera, una ricetta vegetariana, sbrigativa, quindi va bene per tutti, sia per gli amici vegetariani sia per chi va di corsa. Infatti questa sera andiamo di corsa, volevo farmi una pennetta all'arrabbiata, però per trovare una variante facciamo gli spaghetti alla carrettiera come li fanno a Firenze. La carrettiera è un piatto che è generico come nome perché sa in tutta Italia esistevano i carrettieri. E cosa facevano? Per mangiare la pasta anche quando erano in viaggio, con pochi ingredienti se la cucinavano. Quindi la ricetta romana della carrettiera, per esempio, prevede, mi sembra, non è tanto famosa la carrettiera romana, però è una ricetta e prevede il tonno, la ventresca del tonno e i funghi. Mentre la carrettiera, come la facciamo oggi, adesso useremo la tecnica di Firenze, che l'ho sperimentata varie volte, non mi è mai riuscita perché non avevo mai capito una cosa, mi sa che l'ho capita e adesso la rifaccio come la fanno ad un ristorante, che forse qualcuno che mi guarda lo conosce, non faccio il nome per non fare pubblicità, ma sta vicino a Santa Croce. Dunque, gli ingredienti. Qua abbiamo peperoncino, aglio, prezzemolo. Gli spaghetti che l'ho voluto mettere così per estetica, non sapevo dove metterli, non c'entra niente però. Sale, 400 grammi di passata di pomodoro, questi sono, diciamo, sono circa 2 etti di spaghetti, e olio extravergine d'oliva come sempre. Vediamo che procedimento utilizziamo. Dunque, come sempre, come prima cosa, l'acqua subito a bollire, il sale col coperchio. Io faccio sempre un dosino di coperchio perché quando ho questa quantità d'acqua e la mettiamo subito a bollire, così appena bolle buttiamo la pasta perché il sugo si farà in contemporanea. A questo punto io svelo subito qual è il segreto: l'aglio. L'aglio innanzitutto nell'arrabbiata non ci va, cioè ci sta chi ce lo mette e dice ci va, ma in realtà non ci va, non ci va nell'arrabbiata l'aglio. Ma soprattutto non è tanto la presenza dell'aglio, ma come lo mettiamo quest'aglio? Lo tritiamo. Ecco, quando è sminuzzato, piccolo piccolo così, lo mettiamo subito in padella. Prepariamoci anche il prezzemolo dopo averlo sciacquato. Abbondiamo col prezzemolo e con la forbice andiamo a sminuzzarlo. Fino fino, fino 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 fino, perché poi lo spolveriamo. Fino fino. Ed ecco qui che c'ho. Prezzemolo e peperoncino li mettiamo da parte. Prendiamo l'olio e andiamo a mettere la padella. Non troppo, perché poi ci andrà il pomodoro, poi dopo non è tanto bello quando galleggia sopra. E lo mettiamo subito a soffriggere. Ecco qui che appena si scalda caccia fuori subito un odore incredibile quando è sminuzzato così. Ed è questo aglio che fa la differenza. L'aglio fatto in questo modo. Ho fatto vari esperimenti e ci ho messo un po' per capirlo. Quindi il fuoco bassissimo, se no si brucia. E anzi, possiamo aggiungere il peperoncino già da adesso, dato che dovrà stare poco a soffriggere. Peperoncino a piacere, non è un'arrabbiata che ce ne deve andare tantissimo. Si chiama arrabbiata perché la gola deve bruciare. Qui non è così. In teoria si potrebbe anche non mettere per niente, cioè ci si mette perché ci sta benissimo, però non è la componente principale qui il peperoncino, a differenza dell'arrabbiata. Quindi anche se ce ne sta poco, se c'è soltanto la presenza, va bene uguale. Quello che conta qui è l'aglio, però naturalmente in base ai palati, chi lo vuole bello piccante che la gola bruci. Veramente pochissimo e mettiamo subito il pomodoro adesso, io vado col pomodoro. Messolo sempre di legno per non rigare la padella. Ecco che sta per bollire, fra un po' buttiamo subito gli spaghetti, il tempo che si fa questo pomodoro. Possiamo alzare la fiamma qui perché adesso deve cuocersi il pomodoro.
saliamolo con il sale fino, mettiamocene un po' di sale perché non ci sta nulla a salarlo qua, non ci sono altri elementi salati, quindi la sapidità gliela dà soltanto il sale qui. Butto gli spaghetti. Li mandiamo tutti giù e poi contiamo 7 minuti. Li tiriamo fuori un minutino prima del tempo di cottura. Spaghetti fini, vanno benissimo gli spaghetti fini. C'è bisogno del vermicello perché qua non è che c'è un qualcosa da abbinarglici insieme, quindi spaghetto più è fino meglio è. Dunque, se dovesse risultare troppo agro il pomodoro, un segreto è metterci una punta di cucchiaino, ma una punta significa così, 3 granelli di zucchero e girare subito. Che cosa gli fa lo zucchero? È un correttore d'acidità. Spesso ce li mettono chimici, i correttori d'acidità. Ecco, lo zucchero è un correttore d'acidità naturale, quindi non bisogna mettercelo lo zucchero perché diventa dolce. Gli devi dare la presenza, basta un chicco per fare la reazione chimica. E quindi non è più acido. L'ho assaggiato, questo era un po' agretto, spesso capita con i pomodori. Vediamo adesso. È cambiato tutto. Ecco quanto è bello omogeneo il sugo, che l'olio non sta a galla sopra il pomodoro, così deve essere un sugo. Tra un minutino questa qui la scoliamo. 6 minuti che questa sta dentro, la scoliamo, cambiamo, la mettiamo su la fiamma quella più alta e via dentro tutta. Giriamola, la saltiamo bene. E nel girarla e nel saltarla andiamo col prezzemolo. Tanto prezzemolo, che ci sta benissimo questo. Il sapore non c'entra niente con l'arrabbiata. Gli ingredienti sono simili, c'è soltanto l'aglio in più, ma è eccezionale. Un piatto da 10 minuti. 10 minuti ci abbiamo messo a preparare tutto. Il tempo che bolliva l'acqua si è fatto questo sugo eccezionale. Velocissimo, ma è ottimo. Tanto per cambiare, è un piatto ottimo. Solo noi italiani riusciamo a fare cose del genere. Mettiamo l'ultimo prezzemolo. Tra un po' spengo, faccio riposare. Peccato che non si sentono gli odori dalle telecamere. Un giorno le faranno però. Vai, spengo. Facciamo riposare, impiattiamo e mangiamo. Mezzo minutino al riposo, facciamocela stare. Ma la cosa bella è che, vista così, non si capisce, perché è un piatto normalissimo, sembra pasta col pomodoro, ma in realtà non è pasta col pomodoro. Questa qui è la carrettiera ricetta fiorentina. Io mangio, alla prossima.